Ok, cominciamo con i tiristori, tyristor in inglese. Al singolare è un dispositivo introdotto nel 56-57 da General Electric in modo specifico per applicazioni di potenza. D'accordo? Anche il tiristore è un dispositivo verticale, quindi immaginate questa è la sezione trasversale di un wafer e c'è una struttura a strati simile a quella che abbiamo visto per gli altri dispositivi. Quindi c'è un contatto di anodo in basso sulla faccia posteriore che è fortemente idrogata P+. Questa è una regione di idrogaggio P intermedio e questa è una regione cresciuta epitassialmente di silicio appena appena drogato e nemmeno è la regione di deriva. D'accordo? Poi c'è una regione P, l'ordine di grandezza di queste regioni dipende chiaramente dal tipo di applicazione, dal tipo di massima tensione di breakdown che si vede sopportare, ma è dell'ordine sempre di alcune decine di micron. E poi c'è il contatto, la diffusione qua di catodo. Vedete, qui sono contattate separatamente. Questo è il contatto cosiddetto di gate, che arriva direttamente un contatto ohmico alla regione P, e poi invece questo è invece un contatto di nuovo ohmico alla regione in più da parte del catodo. Quindi la cosa che dovreste notare è che ci sono diverse giunzioni PN che sono responsabili del blocco della tensione che questo dispositivo è in grado di causare. In particolare c'è una giunzione PN qua, una giunzione PN qua e una giunzione PN qua. Sono tre e sono tutte back to back. Quindi se io vado a fare un circuito equivalente di questa serie di giunzioni, ottengo questo, d'accordo? J3 è questa giunzione, J2 è questa, J1 è l'altra, quindi vedete, sono tutte e tre contrapposte. Questo fa sì che in pratica diciamo, qualunque sia il segno della tensione che applico tra anodo e catodo, ci sia sempre una giunzione polarizzata inversamente. E quindi il dispositivo blocca in tutte e due le direzioni. Il contatto di gate entra qui. E adesso vediamo a che cosa serve. D'accordo? Allora, per vedere meglio la funzione, ci conviene fare riferimento alla tiristore ideale, come facciamo spesso, immaginiamo una barretta unidimensionale con le diverse regioni contrapposte, l'ho disegnata di là. Quindi abbiamo J3, J2, J1 e il contatto di gate che arriva nella zona P. Ora immaginiamo per il momento di tenere staccato il gate. Guardiamo soltanto quello che c'è tra anodo e catodo. Quando la VHK è positiva, la tensione polarizzata inversamente è J2. Quindi la corrente non passa, siamo in condizione cosiddetta di blocco diretto, forward blocking. Corrente non passa e la tensione applicata è praticamente tutta sopportata dalla giunzione polarizzata inversamente, che è J2. J2 ha la zona N- che è la regione di deriva da una parte, quindi nella pratica la VK sarà sostenuta soprattutto dalla regione di deriva. D'accordo? Questo ci consente anche di aspettarci che il breakdown dipenderà, come abbiamo visto al solito, nelle giunzioni piene dalla regione di deriva, in particolare dallo spessore della regione di deriva. D'accordo? Rispetto agli altri dispositivi. Prego. N più, sì. N più. N più, ovviamente, fortemente drogato. Anzi, facciamolo subito. Penso di poter. Ok? Allora, a
andando avanti, se VK invece è negativo, abbiamo l'effetto effetto simile. In pratica ci sono due giunzioni stavolta polarizzate inversamente, che sono J1 e J3, e chiaramente siccome J1 ha da una parte la regione di deriva, cioè la regione meno drogata, di nuovo avremo la situazione di prima, cioè la maggior parte della tensione cade nella regione di deriva. Con questa condizione si chiama reverse blocking. Di nuovo, anche in questo caso la tensione di breakdown dipende dallo spessore della regione di deriva. Stavolta parliamo di breakdown della giunzione J1, è un'altra giunzione, però la regione di svuotamento è nella stessa zona di prima. E poiché la regione è la stessa, ci possiamo aspettare che il breakdown avvenga a tensione uguale, in diretta e in inversa. D'accordo? Questa è una differenza sostanziale rispetto ai dispositivi che abbiamo visto finora, perché finora i dispositivi bloccavano soltanto in una direzione. Nell'altra direzione la tensione di breakdown era molto piccola, perché c'era sempre una giunzione molto drogata. Ok, quindi questa è la condizione di reverse blocking, dicevo. L'altra cosa che possiamo vedere è cercare di considerare il circuito equivalente di quella di questa successione di quattro strati, e dovreste poter riconoscere due transistori. C'è un primo transistore, un NPN, che è questo, le prime tre zone, giunzioni J3 e J2, lo rappresento qua, e poi c'è un transistore PNP. Chiaramente la base dell'NPN e il collettore del PNP coincidono, e anche il connettore dell'NPN coincide con la base del PNP. Quindi questo è il circuito equivalente, e vedrete, ci serve perché ci permette di capire esattamente come funziona il tiristore. Cosa c'è da dire di questi due transistori? Beh, la cosa importante da tenere presente è che il guadagno è molto diverso. In particolare il PNP ha un guadagno molto basso. Per quale motivo? Perché la base del PNP è la regione di deriva. Quindi è una regione fortemente drogata, spessa, per cui possiamo aspettarci un guadagno basso. Viene un alfa tipicamente più basso di 0,1. Quindi alfa più basso di 0,1 vuol dire un beta dell'ordine di 0,1 anch'esso. Quindi veramente un transistore che non guadagna niente. Ripeto, tutto è dovuto al fatto che è poco drogata la base e molto spessa. L'NPN invece è un transistore che ha un guadagno ragionevole, cioè ha una base più drogata, più stretta, ha un alfa insomma più vicino a 1, più o meno può avere un beta che arriva a 5, 10, ecco, senza problemi particolari. Dunque, d'accordo. Quindi 0,9, anche un po' di meno, anche 0,8, insomma, però facciamo un ragionamento generale. A che cosa ci serve questo circuito equivalente? Ci serve per capire com'è che si chiude e si apre. L'SCR è un interruttore parzialmente controllato, e vediamo un attimo come funziona. Innanzitutto possiamo distinguere due stati. Se guardate il circuito equivalente, ci sono due condizioni possibili per il circuito. La condizione off, in cui tutti e due i transistori sono in interdizione. Che cosa avviene? Beh, per esempio, sia con VH positivo sia con VH negativo, i due transistori possono essere tutti e due interdetti. In pratica, quando sono interdetti, la tensione di questo gate è vicina alla tensione di anodo, questa base è praticamente vicina alla tensione di... Scusate, il gate vicino alla tensione di catodo, la base è vicina alla tensione di anodo, e tutti e due i transistori sono interdetti, corrente non passa. Questa è una condizione stabile, diciamo. Un'altra condizione stabile per il sistema è quella in cui tutti e due i transistori sono in saturazione.
Di nuovo, in questo caso, che cosa possiamo avere? Per esempio, potremmo avere una situazione del genere. Potremmo avere qui 0, qui 1 volt, qui potremmo avere 0,2 e qui potremmo avere 0,8. Vedete, vengono tutti e due i transistori in saturazione. A questo punto chiaramente passa corrente nel dispositivo, abbiamo l'interruttore chiuso. Quello che dobbiamo capire è com'è che si porta il dispositivo in uno stato o nell'altro. Nella pratica ci sono anche cadute resistive che ora in questo esempio non vi ho fatto vedere, quindi poi quando conduce di solito un paio di volte si perdono perché ci sono cadute resistive da aggiungere, adesso mi interessava farvi vedere il principio. Allora, vediamo di capire come funziona. Per capire come funziona dobbiamo un attimo fare un salto indietro e ricordarci il modello di Ebersen-Moll del transistore. Allora, rapidamente, vi ricordate, nel modello di Ebersen-Moll abbiamo il transistore rappresentato da due diodi, uno tra base emettitore e l'altro tra base e collettore, e due generatori di corrente controllati da corrente, okay? Alfa F e D per la diretta e alfa R e CD. Nella zona attiva il diodo di collettore è polarizzato inversamente, quindi praticamente possiamo approssimare la corrente in quel diodo con la corrente di saturazione inversa, e questo semplifica un po' la scrittura. In pratica possiamo scrivere quindi al nodo di emettitore IE uguale a meno IED meno alfa R ICS, perché ICD è uguale a meno ICS, e IC è uguale ad, da questa parte, al nodo di collettore, alfa F IED, e al posto di, di meno ICD abbiamo più ICS. Okay? Quindi non dobbiamo fare altro che prendere il... aspettate, c'è un errore. Questo è icone. Prendere icone D da qui, sostituirlo qui dentro e viene meno alfa F IE più un'altra roba che noi possiamo scrivere con più IC0. E quest'altra cosa è che IC0 c'è dentro ICS e poi c'è dentro alfa F alfa R per ICS. No, questa è l'espressione che conoscete, insomma, classica, giusto per richiamarla un attimo. Quindi approssimativamente IC è uguale a meno alfa F icone. In realtà questo quando ci sono correnti ragionevoli, no? Non troppo piccole. Ora scriviamo l'espressione con anche il più IC0 perché c'è anche quel termine lì che diventa significativo quando il transistore è praticamente interdetto. No, quindi quando i C e i con E sono molto basse, questo termine qui non ha più senso trascurarlo, va evidenziato. D'accordo? Ma non ho fatto altro che prendere questa equazione e sostituirla qui dentro per scrivere i C in funzione di E con E. Quindi diciamo il senso di questa slide era farvi vedere, farvi richiamare questo termine. Allora, adesso ci ricordiamo questa espressione e andiamo nel circuito equivalente del tiristore con i due transistori bipolari, d'accordo? Qualcuno può chiudere la porta per favore? Grazie, scusate che sono legato. Allora, ridisegno il circuito equivalente, vi do tempo di rifarlo, ma insomma l'ho girato, l'ho capovolto, quindi l'anodo è messo in alto adesso, il catodo è messo in basso. Giusto perché così abbiamo la corrente, viene un po' più naturale avere la corrente che andava dall'alto verso il basso. Fisicamente la faccia superiore al catodo e la faccia inferiore all'anodo, però insomma ora mi conveniva farvelo vedere in questo modo. Allora, noi chiamiamo la corrente di anodo I con A e vedete la cosa da notare è che la corrente di base del transistore 1, il PNP,
corrisponde alla corrente di collettore del transistore 2. Allora scriviamo un minimo di equazioni per questo circuito. La prima cosa, IA è uguale a IC1 più IC2, è uguale alla somma delle due correnti di collettore. A questo punto possiamo prendere ciascuna corrente di collettore e esprimerla in funzione delle correnti di emettitore usando il modello di Ebers e Moll. Quindi la corrente di emettitore del primo è IA, va bene? La corrente di emettitore del transistore 2 è questa corrente qua, che è, se fate come dire, l'insieme di taglio, è la somma delle correnti entranti, cioè IA più IG. Ora, non ho rappresentato, IG è la corrente entrante del gate. Quindi IC1 lo scriviamo come alfa PNP per IA. Nell'espressione precedente c'era un meno, ma stavolta IC1 l'ho preso col segno uscente, quindi mi si gira. Meno IC01. Di nuovo il segno mi cambia perché rispetto alla convenzione che si usa per il modello di Ebers e Moll, stavolta ho preso IC1 uscente, quindi cambia il segno. IC2 invece è entrante, quindi il segno è lo stesso, mi viene alfa NPN per la corrente di emettitore, che è IA più G. Di nuovo non c'è il meno perché stavolta l'ho preso uscente la corrente di emettitore, più IC02, va bene? Quindi io ho questi due termini, vedete, ho praticamente a questo punto, se sostituisco, un'equazione in cui posso esprimere IA in funzione di IG e tutti gli altri parametri sono parametri dei modelli di Ebers e Moll dei due transistori, va bene? Quindi faccio la sostituzione, raccolgo tutti i termini con IA, quindi mi rimane fuori praticamente soltanto alfa NPN IG più IC02 meno IC01, e a denominatore c'è la somma dei coefficienti che moltiplicano la IA, quindi ho 1 meno alfa NPN meno alfa PNP. Quindi I con A viene proporzionale a G. La cosa importante è che questo fattore è positivo, non è immediato notarlo, però il fatto è che la somma, cioè questi due non sono transistori di segnale, abbiamo il PNP che ha un alfa minore di 0,1, questo di solito è minore di 0,9, quindi la loro somma fa meno di 1 e quindi il denominatore rimane di segno positivo. Quindi di fatto IA viene una cosa che non è tanto diversa da IG come ordine di grandezza. Se IG, questa, in presenza di corrente significativa, questa roba qua, possiamo trascurarla, quando la IG non c'è, al numeratore c'è una corrente comunque molto bassa, quindi ci possiamo aspettare che la corrente nel dispositivo sia piccola. Va bene? Cosa può succedere per far andare in conduzione il dispositivo? Si vede bene, se come dicevo prima, se alfa NPN e alfa PNP sono più piccoli di 1, la corrente IA è una corrente di saturazione inversa, insomma con qualche coefficiente a moltiplicare, quindi è praticamente trascurabile. Qual è la condizione per cui si può avere una corrente significativa, cioè che vuol dire i dispositivi possano andare veramente in zona attiva diretta? Quando questi due coefficienti raggiungono praticamente 1, perché a quel punto la corrente IA può andare all'infinito. Cosa vuol dire staticamente, quando un'espressione del genere vede una corrente che va all'infinito? Chiaramente il sistema è stabile, va in zona attiva diretta, che è con tutti e due i transistori in zona attiva diretta, che è uno stato instabile, e quindi si porterà alla situazione in cui tutti e due i transistori sono in conduzione. Quindi per avere l'innesco devo fare in modo di portare questi due coefficienti alfa ad avere somma praticamente 1. Come faccio? Ci sono due modi. Uno è agire sulla IG e l'altro è agire sulla tensione applicata tra catodo e anodo.
però ho bisogno di cambiare gli alfa. Chiaramente gli alfa nel modello di Ebersole-Moll sono costanti, nella pratica dipendono dal punto di riposo, non sono assolutamente costanti. Allora, com'è che può aumentare alfa? Allora, bisogna un attimo pensare alle diverse regioni. Immaginate di nuovo quel diodo ideale, il tiristore ideale monodimensionale che abbiamo nominato prima, e abbiamo quindi le tre giunzioni e disegniamo il potenziale tra anodo e catodo. Okay? Quindi immaginiamo qui di essere in una situazione di VH positivo. Quello è il potenziale, quindi che il potenziale è uguale al profilo, il profilo del potenziale è uguale al profilo della banda al profilo inverso della banda di conduzione. Quindi se voglio vedere cosa fanno gli elettroni devo immaginare da questa parte di capovolgere la cosa. Vediamo cosa succede. Innanzitutto perché quel profilo è fatto così? Chiaramente alla giunzione ci sono le barriere che conosciamo, ci sono due giunzioni che sono polarizzate direttamente, quindi con barriere basse, che sono le giunzioni PN, una e due, la prima e l'ultima, e poi c'è la giunzione N-P, no, la giunzione centrale, che è polarizzata inversamente e che quindi sopporta praticamente tutta la caduta di potenziale, la quale caduta di potenziale avviene quasi tutta nella regione N-. Quindi c'è questa zona qua, mi rappresenta la regione di svuotamento nella regione di deriva. Chiaramente ho una parte di regione di svuotamento anche qua, perché in proporzione anche la zona P deve sopportare. Allora, quello che succede è che gli elettroni vengono iniettati da questa parte, le lacune vengono iniettate nell'altra direzione. La regione di deriva è talmente spessa che in pratica non riescono ad attraversare, ricombinano prima di arrivare al collettore, no? Quindi non si ha conduzione, non si ha effetto transistore. Cos'è che succede? Quando aumentiamo VH, il primo meccanismo per fare turn on del dispositivo, quando aumentiamo VH, praticamente aumentiamo la caduta di tensione nella regione di deriva e quindi riduciamo lo spessore della base efficace del PNP in modo molto pronunciato. E contemporaneamente riduciamo anche lo spessore della base efficace dell'NPN, ma in modo molto minore. Quindi il fatto di ridurre gli spessori delle due basi aumenta i due alfa. A un certo punto i due alfa aumentano finché la loro somma va a 1 e il dispositivo improvvisamente comincia a condurre. D'accordo? Questo è il concetto che vi dicevo prima, che vi ho appena detto. Ecco, questo è un meccanismo. Un altro meccanismo che funziona invece è l'introduzione di una corrente di gate. Allora, qual è il meccanismo che causa questo cambiamento quando introduco una corrente di gate? La corrente di gate la introduco da questa parte, no? Questa è la regione del gate. Spingo corrente qua dentro, inietto lacune in questa zona e queste lacune per lo più vanno a finire direttamente al catodo. D'accordo? Nel fare questo, chiaramente per
compensare l'effetto, cosa succede? Si abbassa questa barriera. E se io inietto lacune, polarizzo positivamente la regione P, alzo il potenziale, quindi abbasso questa barriera, aumenta l'iniezione di elettroni. Se aumenta l'iniezione di elettroni, questi elettroni viaggiano nella base, finiscono nella regione di deriva. Poiché la regione di deriva è molto poco drogata, gli elettroni che arrivano chiamano carica da questa parte. Quindi riducono anche questa barriera e aumenta improvvisamente l'iniezione sia da una parte sia dall'altra, per cui c'è quell'effetto di aumento dell'alfa. Vi ricordate, in tutti i transistori l'alfa aumenta se aumenta la corrente. D'accordo? Quindi anche, primo effetto, aumento VH, secondo effetto, aumento l'IG. Quando aumento l'IG, aumento la corrente in tutti e due i transistori e quindi il guadagno aumenta leggermente. Basta poco, perché in realtà il sistema diventa stabile non appena quel denominatore fa 1, quindi non appena la somma degli alfa fa 1. E c'è un meccanismo di reazione positiva evidente, perché come viene iniettata più carica nella regione, più elettroni nella regione di deriva, vengono iniettate più lacune per tenere complessivamente la carica neutra. Ma questo magari su punto richiede un attimo di spiegazione in più, perché quando inietto più elettroni vengono iniettate più lacune per mantenere la carica neutra, sembra che ci sia una sorta di intenzione di qualcuno di mantenere la carica neutra. Non è elettrostatica, non è un'intenzione esterna. Nel momento in cui spingete lacune qui dentro, alzate questo potenziale, d'accordo? Quindi si abbassa la barriera, vengono iniettati più elettroni. Gli elettroni arrivano qui e diffondono, si trovano in questa zona. Quando gli elettroni entrano qua, abbassano il potenziale della zona e quindi fanno entrare lacune dall'alto. Cioè dall'alto nel disegno, insomma, fanno entrare lacune dall'anodo. Queste lacune entrano, arrivano in zona P, a loro volta alzano il potenziale in zona P e quindi si innesca questo meccanismo di reazione positiva che fa crescere la corrente e fa crescere il guadagno. Che quindi parlo come se fosse un'intenzione, cioè come dire un interesse a mantenere la neutralità di carica, ma non è interesse, è la forza di Coulomb che spinge per compensare una carica positiva. Quando c'è carica positiva, questa attrae carica negativa per la forza di Coulomb. Va bene. Allora, quindi abbiamo visto com'è che le due cose si possono innescare, o con la VH o con la IG o con una combinazione delle due. Come funziona in conduzione il tiristore? Abbiamo detto, guardando il circuito equivalente, abbiamo due transistori entrambi in saturazione. Ora proviamo a vedere il profilo di carica. Di nuovo il tiristore ideale lineare, dall'anodo al catodo P, N più. E facciamo un grafico prima del drogaggio e poi di come è la distribuzione carica in conduzione. Allora, il drogaggio è questo: di fatto ho i contatti esterni che sono drogati fortemente. Qui di solito non è uniforme, cioè, perché c'è un forte drogaggio qua, proprio al contatto, in modo da rendere il contatto bello ohmico, insomma, abbassa resistenza. Poi chiaramente c'è un drogaggio N di meno in regione di deriva e un drogaggio un po' più forte Na. Questo è qualitativo, immaginate che sia una scala logaritmica, d'accordo? Quando c'è iniezione, chiaramente queste due sono le basi dei due transistori, sono tutte e due poco drogate, questa pochissimo, questa un pochino di più, e chiaramente si trovano tutte e due in saturazione in condizioni di alta iniezione, no? Per cui qua la concentrazione carica è di questo tipo. Qui sto parlando di carica di elettroni e carica di lacune.
cioè qui vengono iniettati elettroni che sono a questo livello, qui anche le lacune sono allo stesso livello, complessivamente la regione di Wien è neutra, anche la regione di deriva, come abbiamo visto nel diodo o nel transistore di potenza, ha una concentrazione di elettroni e di lacune molto più alta di quella dovuta a drogaggio. Quindi abbiamo quell'effetto di modulazione della conduttività, sia nella regione di deriva, sia nell'altra regione. Perché abbiamo stavolta due transistori in saturazione. Quindi sono due transistori che funzionano tutti e due in saturazione in condizioni di alta iniezione. Il fatto di avere la modulazione di conduttività ovviamente abbatte la VON, che è la resistenza che si vede da anodo e catodo, diventa molto più bassa di quella che si avrebbe per il drogaggio delle regioni. Quindi in pratica immaginiamo la tensione che cade tra anodo e catodo quando tutto conduce. Noi abbiamo una giunzione, possiamo fare questo conto, abbiamo una giunzione meno un'altra giunzione più un'altra giunzione, cioè una V di giunzione meno una V di giunzione più una V di giunzione, quindi complessivamente una V di giunzione, più la resistenza equivalente del tutto per la corrente che ci passa. D'accordo? Quindi questo è l'andamento che abbiamo visto sia per il diodo sia per il transistore. Qui abbiamo tre giunzioni ma sono contrapposte, quindi poi in pratica due tra di loro danno un effetto complessivo nullo. Ecco, nella pratica per correnti anche molto elevate la VON si riesce a tenere a un valore dell'ordine di un paio di volt. Tenete presente che i tiristori sono dispositivi che sono in grado di portare più corrente e di aver cadute di tensioni maggiori, cioè si arriva a 7000 volt con un solo tiristore e a 2000 ampere in conduzione, nel caso più grande. Sono così, no? come dimensione, ma sono lenti, come vedremo tra un attimo, ma sono i dispositivi in grado di portare singolarmente la maggiore corrente. Per fare la stessa cosa con altri dispositivi vanno messi in batterie in parallelo. Ok? Se ci siamo vado avanti. Lo spegnimento. Allora, abbiamo visto adesso l'accensione. L'accensione funziona con la tensione o con la corrente. Vediamo lo spegnimento. Ecco, nel caso dello spegnimento la situazione è più complicata. Perché? Vediamo la situazione. Noi abbiamo un plasma, no? Cioè un gas di cariche mobili complessivamente neutro, con tante cariche positive e tante cariche negative, tante lacune e tanti elettroni nella regione di deriva e nella regione P. Ora qui lo indicate con questa zona gialla, più o meno è concentrato qui perché il flusso di corrente va da anodo a catodo. Allora uno potrebbe pensare di spegnere applicando una corrente di gate negativa, che immaginate, per spegnere dobbiamo, come tutti i dispositivi che vanno in questa situazione di modulazione della conduttività, dobbiamo svuotare di carica mobile. Il problema è che con l'SCR non ci si riesce, almeno con questa SCR tradizionale che stiamo vedendo adesso. Per quale motivo? Perché se in pratica la zona dove si ha corrente è molto più grande, quindi la regione diciamo interessata dal catodo è molto più grande della regione interessata dal gate. Il gate è tipicamente un pochino periferico. Se applico una corrente negativa, che cosa succede? Chiamo la corrente, parte anche verso il gate, dall'anodo. Questa zona ha una certa resistenza, per cui la parte centrale rispetto alla tensione di gate non è a tensione più bassa e rimane polarizzata in diretta. D'accordo? Quindi non riesco, posso togliere soltanto una parte periferica della carica mobile, ma non riesco a svuotare completamente tutto il plasma. È troppo grande. Se ci provo, magari riesco a svuotare questa zona qui, poi non passa più corrente di qua, ma qui mi rimane una tensione più alta. Quindi la cosa continua a passare, la corrente continua a passare. Quindi c'è un effetto di current crowding, cioè di affollamento delle linee di corrente verso l'anodo,
che mi impedisce di polarizzare inversamente la giunzione PN+. E per questo motivo l'unico modo per spegnere il tiristore è applicare una tensione inversa VH. Se applico una tensione inversa VH, il plasma viene svuotato dai contatti di anodo e di catodo, come un diodo. D'accordo? Non riesco a usare il terminale di controllo. Devo polarizzarlo inversamente. E per questo motivo si dice che il tiristore, nella classifica che avevo fatto all'inizio, il tiristore era un interruttore parzialmente controllato, cioè si controlla in accensione dal terminale esterno, ma lo spegnimento viene controllato dal resto del circuito, perché il resto del circuito deve invertire la tensione applicata. Ok? Domanda? Oh. Vi potete anche aspettare che sia piuttosto lento lo spegnimento, perché di nuovo dai contatti va svuotato tutto, è pieno di carica, sia qua nella regione di riva sia in zona P, e quindi non diciamo, mentre è in grado di portare correnti molto elevate, proprio perché questa modulazione della conduttività che abbatte la VON in modo forte, contemporaneamente mi trovo ad avere uno spegnimento molto lento, che è il compromesso classico per tutti questi dispositivi. Allora, riguardiamo un attimo le caratteristiche in continua. Io ho un set di caratteristiche fatto così. Quindi ho due tensioni di breakdown. Una nel datasheet viene chiamata VRWM, Reverse Working Maximum, e poi in diretta è la tensione chiamata VBO, il breakover. Sono più o meno uguali, che sono tutte e due legate allo spessore della zona di svuotamento. In assenza, dunque, questa è una curva in assenza di corrente di gate, quindi in alto che cosa succede? In alto, questo si percorre in questo senso, quando arriva la tensione di breakover, la corrente improvvisamente sale, il dispositivo fa la transizione dal interdizione alla saturazione e a quel punto crolla la tensione, continua su questa curva, quindi su questa curva che è una retta con pendenza, in questo caso 1 su R on, va bene? In direzione opposta invece il percorso che viene seguito è questo qua, quindi se io piano piano abbasso la corrente, la tensione scende finché a un certo punto si spegne completamente. Se aggiungo l'effetto della corrente di gate, quello che succede è che mi si riduce la tensione all'aumentare della corrente di gate, siccome l'alfa può aumentare sia per la corrente di gate sia per la tensione applicata. Cosa vuol dire? Che progressivamente all'aumentare della corrente di gate si riduce la tensione, per cui ho il switch, il turn on. Quindi per alte correnti di gate riesco a far fare in turn on direttamente cioè per tensioni basse applicate, altrimenti ho bisogno di una combinazione di G e VH. Ok? Allora, vediamo adesso i transitori. Abbiamo prima visto lo spegnimento, la condizione off, la condizione on, vediamo il transitorio. Allora, immaginiamo prima il transitorio di accensione, il turn on. Quindi immaginate una situazione, mi sa che ho saltato il simbolo, non l'ho messo da nessuna parte, va bene, me l'ho messo qui, questo è il simbolo. Il simbolo è quello di un diodo con un terminale aggiuntivo che rappresenta il terminale di gate. Chiaramente, quindi
Il simbolo è abbastanza illustrativo, si capisce che si comporta praticamente come un diodo, tranne per il fatto che può essere innescato anche con la corrente di gate. Allora, vediamo il transitorio d'accensione, immaginando una situazione di questo tipo, una specie di carico trifase induttivo e che possiamo schematizzare come un generatore di corrente, la quale può essere fornita da una di queste tre linee, d'accordo? In funzione di quale dei tre tiristori è effettivamente in conduzione. Quindi partiamo, immaginiamo che questo sia l'istante 0, all'istante 0 applichiamo una corrente di gate che per la VH applicata è in grado di mandare in conduzione il tiristore, d'accordo? Vediamo com'è che ci va. Quindi noi sappiamo che con quella G a regime il tiristore va in conduzione, all'inizio però è spento, quindi ha corrente nulla e la tensione applicata è la tensione, applicata nello stato di off, diciamo, che è determinata dal resto del carico. Allora, al momento in cui facciamo l'accensione, iniettiamo questa carica positiva di lacune nella regione P, c'è un tempo durante il quale la carica nella regione P deve diffondere e deve diffondere in tutta la zona e praticamente la corrente non si muove, diciamo, c'è questa fase per cui si inizia a innescare il meccanismo di reazione positiva, però c'è un ritardo dovuto alla diffusione della carica nella regione P e alle prime fasi della reazione, quando la corrente ancora non si vede. Ecco, questo è segnato nel datasheet come delay time, che è TD. Poi a un certo punto, dopo, finalmente quando i due transistori sono tutti e due polarizzati in una situazione tale per cui quel denominatore va a zero, a questo punto la corrente può salire in modo indefinito e sale, mentre sale la corrente i transistori transiscono, no? Passano dalla interdizione alla saturazione, durante questo passaggio cala anche la VH, d'accordo? Quando i transistori raggiungono questo punto, qui che cosa corrisponde a questa situazione? Corrisponde alla situazione in cui la corrente nel tiristore è la corrente che deve avere, è già la corrente di regime, è quella che chiede il carico, d'accordo? Quindi a quel punto non sale più. Il tempo di salita si chiama TR e il rise time. In questa situazione la tensione è caduta, ma il dispositivo non è completamente in saturazione. Quindi i due transistori sono ancora in zona attiva, sono capaci di stanno facendo il transitorio, sono capaci di sostenere la corrente, ma non sono ancora completamente saturi. Quindi la tensione non è bassa. Cosa succede da lì in poi? Da lì in poi semplicemente la corrente viene mantenuta costante e la tensione continua a calare. Durante questa zona che cosa succede? Si spande il plasma nella regione di deriva e nella regione P e aumenta quella concentrazione, i due transistori finiscono tutti e due in saturazione, profondamente in saturazione, agisce l'effetto di modulazione della conduttività e quindi la tensione pian piano cade. D'accordo? Quindi questo ulteriore ritardo che si fa a corrente costante è chiamato plasma spreading time, cioè il tempo necessario perché si diffonda il plasma. Questa fase è piuttosto critica perché cosa vuol dire? All'inizio di questo periodo il plasma non è distribuito in modo uniforme, quindi tutta la corrente può essere sostenuta da una regione limitata del dispositivo. Okay, possiamo avere una zona piccola del dispositivo che sostiene tutta la corrente man mano che il plasma si diffonde. Allora, questo è rischioso perché fa sì che si inneschi un meccanismo di fuga termica,
no? La regione dove passa tutta la corrente può scaldarsi rispetto al resto e quindi innescare quel meccanismo di fuga termica che avviene tipicamente nelle giunzioni PN. Quindi questa è molto, una situazione molto delicata, bisogna di solito limitare questa rampa, cioè fare in modo che il rise time non sia eccessivo, perché un eccessivamente breve, voglio dire, perché un rise time troppo breve può localizzare un punto caldo e innescare un meccanismo di fuga termica. Quindi un altro dato che viene indicato nei datasheet è il massimo valore accettabile per questa derivata. La derivata è la corrente rispetto a T. Va bene? Quindi questo com'è che si... questa è un'indicazione che mi viene data nel datasheet. Ripeto, il pegno da pagare se supero questo limite è che il dispositivo mi può andare in fuga termica. Quindi non so, che è fatale, no? Per il dispositivo. Per fare questo di solito posso operare su diversi aspetti, posso limitare la corrente di gate, perché se uso una corrente di gate un pochino più bassa rispetto alla soglia, questa rampa può salire più lentamente, oppure posso con un circuito esterno limitare la crescita di IA in funzione del tempo. Ci sono dei circuiti di protezione che servono a questo, si chiamano snubber e qualcosa vediamo più avanti. Le fasi sono queste e nello spegnimento invece la situazione è molto più simile a quella di un diodo, quindi richiede tutto sommato poca attenzione. Lo spegnimento non è influenzato dalla corrente di gate, quindi la possiamo togliere. Immaginiamo che per qualche motivo la corrente, per come il ciclo del circuito esterno, la corrente attraversi lo zero. Quando la corrente attraversa lo zero c'è una fase come è per un diodo, niente né più né meno, no? C'è una fase in cui la corrente può scorrere nell'altra direzione perché si svuotano i portatori mobili nella regione di deriva e nella regione P. A un certo punto si raggiunge un minimo che vuol dire un massimo in modulo della corrente. A questo punto la regione è praticamente svuotata e nel resto del tempo si crea la zona di svuotamento nella regione di deriva, per cui inizia ad aumentare in modulo la tensione VK e la corrente cala. Durante questa parte il più della corrente è dovuto allo svuotamento completo della regione di deriva. Quindi la tensione fa così, al regime deve arrivare a questo valore, qui raggiunge un picco negativo, un dip, perché in questa fase c'è ancora corrente, quindi qua abbiamo la caduta di tensione dovuta alla tensione sopportata dalla regione di svuotamento più la caduta ohmica per la corrente che sto tirando via. Esattamente come in un diodo. E anche i parametri si definiscono nello stesso modo. C'è questo reverse recovery time, che è il tempo che ci vuole da quando la tensione raggiunge un valore negativo a quando abbiamo un'inversione, cioè abbiamo la situazione di regime. Abbiamo la reverse recovery current, che è il picco della corrente in direzione inversa, che anche se è importante per il dimensionamento, perché deve essere piccolo rispetto alla corrente complessiva, altrimenti non funziona tanto come diodo. E poi il tempo complessivo viene indicato un TQ, un recovery time, da quando la corrente tocca lo zero a quando si raggiunge la situazione di regime. Ripeto, qui c'è da questo aspetto c'è da dire relativamente poco, c'è una regione in più da svuotare rispetto a un diodo, non altro. Qui l'unica cosa a cui c'è da stare attenti è questa pendenza, la pendenza della
tensione rispetto al tempo. Se la tensione varia troppo velocemente rispetto al tempo, c'è il rischio di innescare di nuovo il dispositivo. Okay, vediamo un attimo perché. Quindi sto applicando una tensione negativa. Va bene, sto applicando una tensione negativa. Che cosa può succedere? Su questo, uso questo disegno, invece fa un disegno a parte. Allora, l'effetto qual è? Se tiro su la tensione, dunque abbiamo una VH che diventa negativa, vuol dire sto aumentando la tensione sul catodo rispetto alla tensione sull'anodo. Allora, che cosa sto creando? Sto svuotando questa zona qua, va bene? Nello svuotare questa zona qui, inietto carica, la carica che svuoto dalla regione di deriva, di fatto la inietto nella regione P. Questa può improvvisamente polarizzare aspettate un attimo, non mi torna. Non mi torno, non c'è una cosa. Ho bisogno di un disegno, mi sa, per farvelo vedere. Dunque, vediamo un secondo. Va bene. Provo a far vedere da questa, su questo disegno. Se prendo degli elettroni e nello svuotare questa cosa, io ho degli elettroni da questa parte che muovo rapidamente in questa regione. Come abbiamo visto per quell'effetto di compensazione, quando io muovo degli elettroni velocemente da questa regione, li porto fuori, chiamo delle lacune dall'altra parte e posso avere questo transistore che si innesca di nuovo. C'è uno spostamento di cariche che mi fa reinnescare il transistore PNP e a sua volta si rinnesca il transistore NPN. C'è un effetto simile a quello che ottengo quando mando in conduzione il tiristore. Quindi, ripeto, svuotando la regione di deriva molto rapidamente posso causare un transitorio che mi fa reinnescare il tiristore, perché porto gli elettroni da qua in questa zona, a questo punto qui chiamo più lacune in questa regione, queste lacune attraversano di nuovo la regione di deriva e posso reinnescare questo transitorio, non solo, ma se gli elettroni attraversano questa zona, no? Vanno nella regione NP, come abbiamo visto spesso, quando aumenta la corrente in tutti i bipolari, quando aumenta la corrente alfa aumenta.
quindi transitoriamente mi può aumentare l'alfa dell'NPN, l'alfa dei PNP e quindi si può reinnescare. Chiaramente più questo effetto è veloce, più il rischio c'è che si inneschi. E per questo motivo viene limitata la corrente di spostamento, limitando la velocità con cui aumenta la tensione inversa, e cioè la velocità con cui si crea la regione di svuotamento. D'accordo? Quindi, per ovviare a questa situazione, c'è anche un'operazione che si può fare direttamente dal punto di vista costruttivo sul tiristore, che è il corto di catodo. Vedete il disegno a cui facevo riferimento qua. Nel corto di catodo qui c'è un catodo esteso che non prende soltanto questa regione N+, ma si estende nel contatto anche alla regione P. In questo modo evito che il potenziale della regione P salga particolarmente e quindi che questa carica, quando si sposti, vada a mandare in conduzione questa NPN. Di fatto ho un percorso di cortocircuito per cui la carica iniettata può finire direttamente al catodo. Quindi dal punto di vista del circuito è come se aggiungessi un corto, quindi una resistenza piccola, tra gate e catodo. Così. Chiaramente quando metto una resistenza qua pago la cosa, perché di fatto non in realtà non pago niente. Non pago niente. Sbilancio le due tensioni di blocco, ecco, questo le sbilancio un po', ma insomma non in modo particolarmente pronunciato. Allora, per finire, una cosa dal punto di vista costruttivo, visto dall'alto, quei contatti di gate e di catodo sono organizzati in questo modo. Se il dispositivo è piccolo, piccolo tiristore, di solito il catodo gira tutto intorno al gate, ok? Quindi dal gate si inietta la quantità di lacune sotto tutta la regione di catodo. Se il dispositivo è un po' più grande, per accorciare i percorsi si fa un gate, una struttura gate e catodo interdigitata, in modo che il percorso che le lacune iniettate dal gate devono fare per raggiungere tutte le zone del catodo siano limitati. Ma questo per ridurre il tempo di spreading del plasma. Quindi sono di solito strutture di questo tipo, non sono particolarmente modulari. Ci sono altri tiristori con strutture più modulari che vedremo in realtà subito. Okay.